Roberto Peschiera. Buonasera, intanto grazie per aver accettato l'invito. Buonasera a tutti, grazie a voi per avermi invitato. È un onore, veramente un piacere poterla accogliere, poi diamo modo a lei di presentarsi. Abbiamo già collegato Sebastian Ferrara che parlare, però purtroppo con lui avevamo un leggero problemino di webcam. Vediamo adesso se riusciamo mentre Francesco si collega. Tu Sebastian ci senti? Io vi sento, voi? Noi ti sentiamo benissimo, adesso proviamo un attimino a vedere se riusciamo a ripristinare la webcam, altrimenti abbiamo già trovato un piano B. Come Buonasera. sempre c'è un piano B. Eh sì. Questo comunque è il bello sempre. della diretta e ci È darà modo vero. anche per organizzarne un altro a questo punto, È direttamente. vero, è vero. Allora, adesso manca un attimino Francesco Sagliocco e poi diamo modo chiaramente a tutti di collegarsi. Io intanto non lo so, signor Peschiera oppure Sebastien, se voi volete intanto fare una piccola introduzione di voi. Francesco ha avuto la fortuna anche di organizzare un altro webinar con noi. Una piccola chiusa chiaramente per chi non può seguire la diretta, verrà poi caricato tutto sul nostro canale YouTube, quindi avrete modo anche di rivederlo. Quindi non so se signor Peschiera oppure Sebastiano volete intanto presentarvi mentre Francesco si collega. Prego, Pario dispari, Sebastien. prego. Vado io. Sì. ho vinto io. Eccomi. Eccolo là. Buonasera a tutti. Chi mi conosce, scusate, l'inghippo, sa di cosa mi sono occupato, sa di cosa mi occupo. E questa che mi è stata offerta da Francesco Sagliocco e, devo dire, da Hospitality Innovation, è una gran bella possibilità di dire la mia in un mondo che ho frequentato e che comunque continuo a frequentare anche se un po' a margine. E proprio per questo colgo l'occasione per dire la mia in proposito. Spero ci sia il tempo e il modo di approfondire argomenti che sono, credo, anzi certamente sono sicuro, di interesse comune e quindi proprio perché è di interesse comune cedo la parola anche a Sagliocco e a Ferrara che sono gli altri due partecipanti. A voi, grazie. Prego Francesco. Beh, intanto condivido il pensiero di Massimo Peschiera. Io ringrazio intanto Diego per questa bellissima opportunità. Queste sono delle belle chiacchierate in cui magari ognuno di noi può dire la sua. Dal mio punto di vista, bene o male, bazzico un po' la materia da circa qualche anno, posso dire. Quindi in questa occasione conosco molto bene il suo Peschiera, nonché anche stato mio docente in alcuni master che ho fatto, che ne parliamo nel corso di questa diretta, e poi effettivamente anche un po' Ferrara Sebastian, nonché diciamo un po', posso dire la parola, il figlio un po' prediletto, quindi abbiamo condiviso un po' di esperienza anche giù nel buon lago di Como ai tempi che furono, quindi abbiamo tutti visto la sua bellissima carriera che ha fatto. Poi, come tutte le cose, ognuno di noi ha le sue visioni, ha i suoi obiettivi. Quindi c'è chi magari punta a diventare un bravo restaurant manager come Sebastian, chi punta a diventare un bravo direttore F&B e c'è chi poi magari punta a diventare anche un po' qualcosa in più, magari punta anche alla direzione. Questa è un po' la mia visione, nel senso io sono partito un po' dal mondo ristorativo, ho abbracciato un po' il mondo F&B. C'è stato un po', ecco, un innamoramento di questo mondo che mi ha portato sicuramente a vedere un po' più in grande. Quindi dalla serie siamo partiti un po' con un concetto reparto F&B, ho detto perché non pensiamo un po' più in grande? E allora ho abbracciato un po' la direzione dell'albergo. Mi sono occupato, questa è la mia quarta direzione, in cui ho intrapreso un nuovo progetto, quindi posso dire tranquillamente sono sulla Gricarda, sono sulla sponda di Salò, dove attualmente lavoro per una compagnia tedesca, dove stiamo portando avanti uno startup di un bellissimo resort che attualmente non sarà aperto quest'anno, ma sarà aperto appunto l'anno prossimo. Ecco, quindi pensare alla grande a volte fa bene, no? Rimanendo un po' fedele alle piccole cose. Ecco, questa è un po' la mia figura. Vado io? Vai! Vai! Allora, beh, la cosa primaria che mi viene in mente è quella sicuramente che è stupendo rivedere entrambi, sia Roberto che Francesco, perché beh, con Roberto ho avuto un approccio fantastico, mi ha fatto ancora più innamorare di questo lavoro quando al Grand Hotel Villa Serbelloni ci aiutava con delle splendide lezioni di F&B, eccetera, eccetera, organizzate da Francesco.
dove vedevo un lato che io non conoscevo del mestiere, anche perché ero piccolino, ero alle prime armi, quindi ha arricchito ancora di più l'esperienza. Con Francesco ci conosciamo da ormai lontano 2003, quando è iniziata la mia esperienza da piccolino al Gran Hotel Villa Serbelloni. Poi da lì io ho mosso le mie radici, mi sono spostato tra Francia, Svizzera e Inghilterra, per poi ritornare nel 2015 con la brigata di Enrico Bartolini al Devero, ancora Cavenago di Brianza. Ed oggi ci siamo spostati qui, oggi, già dal 2016, spostati a Milano e siamo un bel ristorante a Milano, insomma. Modestamente, è vero, Sebastien, modestamente. Eh sì, dove si gode del buon cibo, dell'ambiente speciale e del calore umano, che è cosa che manca sempre più spesso in tantissimi ristoranti. Solo i piccoli possono crescere. È vero. E qui qualcuno è cresciuto mica male, devo dire. Tenuto d'occhio da lontano, il buon Ferrara, lui ogni tanto mette delle cosine e io vado subito, tac, like, ma non è, lui non deve niente a me, io non devo niente a lui. È bello vedere chi hai visto Pulcino, se mi passate il termine, diventare sì. gallo ho detto, non capone, gallo. E quindi devo dire sì, grazie Sebastien per questa espressione che apprezzo molto, devo dire. E di quell'esperienza a me è rimasta una delle sensazioni, un ricordo estremamente piacevole. Uno, l'ambiente era bellissimo. Due, la gente era molto attenta, molto interessata. È vero. E non c'è niente di meglio per chi fa docenza in qualunque campo sia, vedere gente che ti segue. Non sbadiglia sì. nessuno si soffia il naso, era veramente una sessione di food and beverage veramente, veramente bella, bellissima, di cui conservo ancora bellissimi ricordi. Grazie ancora, Sebastien. Ma grazie a te. Lasciamo la palla al nostro conduttore. Abbiamo trovato, diciamo, intanto una soluzione, quindi trasmetteremo la foto di Sebastien, che poi tra l'altro è elegantissimo in quella foto, quindi abbiamo modo di avere un viso. Dicevo io che era cresciuto bene, lo dicevo. Io, se per voi va bene, tolgo la mia webcam. Abbiamo preparato, diciamo, un flow di domande per seguire appunto un filo logico. Personalmente mi sento chiaramente di ringraziare Francesco Sagliocco. Io ho avuto modo di conoscerlo ormai un anno e mezzo fa, ha già partecipato a questo progetto, ci ha creduto fin da subito, e qui si vede proprio la volontà e l'obiettivo di questo portale. Persone che non si conoscono, perché io chiaramente conoscevo il signor Peschiera, conoscevo Sebastien per chiaramente il valore e la loro professionalità, ma personalmente mai. E questo è quello che vedremo. Quindi a volte basta un puntino e ci siamo conosciuti, quindi ancora grazie a Francesco. Io non è una minaccia, è una promessa. No, infatti, tolgo la mia webcam così ho modo di guardare le domande. Chiaramente vorrei iniziare con Francesco, no? Intanto grazie Francesco di nuovo. Iniziamo con questa prima domanda che avevo preparato. Cosa lega realmente un professionista come te, in particolare, al proprio territorio? Ma diciamo, io posso solo dire che dopo tante esperienze un po' in giro per l'Europa, che sono state veramente molto significative in tutti gli aspetti, dal mio punto di vista sento molto l'esigenza di fermarmi, ma anche di dare il mio personale contributo a un territorio che amo. Quindi magari parliamo un po' del territorio comasco, meno male un po' mi divido tra Varese e Como, ma nel mio cuore porto molto tutto il concetto comasco, quindi un po' il mio know-how ad una terra che, come detto prima, amo, e che ha visto un po' anche la mia primissima anche formazione sotto il mio profilo. Ecco, posso solo dire il mio concetto di essere legato un po' al territorio, anche quello un po' di portare, come ho detto prima, un po' il mio know-how. Io mi collego a tanti enti formativi, ma ripeto,
cerco un po' di dare effettivamente quella marcia in più in qualità anche un po' di responsabili di eventuali corsi che possono essere un po' sull'operatore sala bar, un po' sul concetto F&B, un po' sul concetto hotel management, quindi posso dire di metterci un po' mano perché appunto l'esperienza mi ha portato un po' a fare questo, ecco. Detto questo, ho avuto anche il modo di essere anche un socio fondatore di un'altra bellissima associazione, qui rimaniamo un po' in Ronago, siamo sempre nel Comasco e l'abbiamo chiamata appunto Art Service. È un'associazione ben strutturata, quindi vanta di bellissime partnership con soggetti produttori un po' in tutta Italia. Ma più che altro quello che voglio dire io, che mi prefigo anche nobile, posso dire intento di formare gratuitamente ad alti livelli anche a chi ha magari non ha il modo di accedere a scuole blasonate e costose. Ecco, questo è stato un po' il mio contributo a questo bellissimo territorio, per dire. Ho scoperto tanti talenti che dalla serie non possono fare delle grandi scuole perché magari mancano gli strumenti, e allora ho detto perché sprecare un grande talento, ecco dove noi ci mettiamo in gioco. Quindi io sono uno dei soci fondatori, ma ci sono altri soci fondatori con una vasta e bellissima esperienza che tutti quanti noi insieme cerchiamo un po' di condividere, di dare un po' a questi personaggi, nonché ragazzi, che cerchiamo un po' di coltivarli e di farli crescere effettivamente un po'. Ecco, prendo un po' l'esempio di Sebastian Ferrara, che effettivamente è cresciuto con noi a Villa Servelloni e sicuramente si oggi è quello che è, e anche grazie molto al suo impegno, alla sua tenacia, alla sua perseveranza. E questo è l'obiettivo che cerco un po' di diffondere, di dare ad altri, ecco, colleghi, anche se pur piccoli di età, ma di farli crescere, di portarli sulla giusta strada. Tocco l'ultimo argomento un po' con Roberto Peschiera, che Roberto Peschiera è stato un po' l'anello di congiunzione. È stato colui che poi è stato quello che mi ha fatto un po' conoscere i numeri, e da lì è nata un po' questa passione un po' con i numeri, dove i primi passi con un foglio Excel li ho fatti proprio con Roberto Peschiera, dalla serie che cos'era, non sapevo neanche l'esistenza. Quindi ci siamo ciucciati, il signor Peschiera, penso 18 giornate, no, il signor Peschiera è tête à tête, ci siamo bevuti 500 caffè, ma ne abbiamo fatte di belle, ecco. Quindi è questo per dire un po' l'impegno dove ti porta, no? Quindi la voglia di arrivare, la perseveranza nel raggiungere le cose ti porta a grandi risultati. E come dicevo prima, questo è un mio contributo che do a questo territorio, ecco, che possa essere molto su Comasco, nulla da togliere sul territorio di Varese. Dico Como perché bene o male ho vissuto 10 anni a Bellagio, quindi c'è stato un po' questo amore a prima vista, quindi questo bellissimo albergo Villa Servelloni, dove ho potuto accrescere le mie qualità sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo appunto manageriale, e poi da lì è stata un po' la svolta della mia carriera, ecco. Questo è un po' il mio punto di vista. Grazie Francesco, e personalmente mi sento di condividere soprattutto quell'idea che la conoscenza deve essere appunto condivisa, quindi quando tu hai detto non può essere solo limitata a chi ha la fortuna chiaramente o la possibilità di frequentare determinati corsi. E credo io voi tre, vi sto conoscendo adesso, però sentendovi parlare, ognuno deve qualcosa all'altro in maniera proprio reciproca. Infatti adesso vorrei magari toccare proprio con Sebastian, dato che penso nessuno si offenda che forse è anagraficamente quello più giovane del trio. E dopo questi anni, insomma, Sebastian, in questo settore, come ricordi appunto i tuoi primi periodi, i tuoi primi passi? Ma i primi periodi, diciamo, soprattutto dove ci siamo conosciuti tutti e tre, credo che siano stati sicuramente intensi, però sono stati anche quelli che hanno formato la mia base. Se non c'è una base solida, come un grande cuoco, se non sa cucinare un grandissimo spaghetto al pomodoro, diventa poi difficile parlare di altro, no? Però la cosa che realmente mi lega al territorio, noi abbiamo la fortuna di essere collocati a Milano, al MUDEC, e diciamo che vivendo la città si è sempre un po' più internazionali, no? Rispetto a quello che è provincia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il territorio va vissuto in maniera diversa, nel senso che io, essendo piemontese, mi lego molto al Piemonte con i vini, però posso immaginare, che ne so, un ristorante che sia in Abruzzo o a Venezia debba avere anche una territorialità più marcata rispetto a questo ambito. Ciò non toglie che a Milano, appunto, essendo più internazionali, bisogna anche un pochino vedere le cose in maniera più ampia e non fortemente legata per forza ad un vino in particolare o a un prodotto in particolare. Quello che bisogna però cercare di fare con gli ospiti è, senza ombra di dubbio, trasmettere quello che è la territorialità.
Quindi il messaggio di territorio, il messaggio di milanesità, quello deve arrivare al tavolo. Ed è una delle cose più difficili da fare, soprattutto quando si è in una... difficile e facile, insomma, a tutti e due, è a carte scoperte, quindi bisogna essere bravi di riuscire a trasmettere davvero al 100% questa parte al cliente. Bellissimo, Sebastiano. Infatti con il signor Peschiera adesso, appunto sempre collegandoci al territorio, appunto vorrei chiederle, in un momento così particolare, delicato, chiaramente per la nostra economia, com'è che possiamo noi valorizzare quello che noi chiamiamo appunto il nostro territorio o la nostra territorialità? Mi viene in mente un modo di dire in inglese, back to root, torniamo alle origini, alle radici, meglio. Una cosa che sembra, questo parlo per esperienza personale, quindi vale un voto, dovessimo votare sarebbe un voto solo. La riscoperta che c'è da qualche tempo a questa parte della cucina territoriale, quando parliamo di cucina italiana, forse dimentichiamo che la cucina italiana non esiste, esistono 20 cucine regionali che insieme collaborano, concorrono a creare questa cucina italiana. La riscoperta da pochissimo tempo, per quanto mi riguarda, di cucine, di cuochi, con la C maiuscola, minuscola, fate voi, non è un problema, che hanno, che tentano di ritornare indietro nel tempo e di riproporre piatti locali, piatti regionali, tipici, come volete, chiamateli come volete, ma lo fanno ancora con una sorta di ritrosia, come se abbandonare la cucina creativa, la cucina di invenzione, di ricerca, fosse una sorta di bestemmia. Io non la metterei in questo modo, per quanto non più come prima, ancora ho qualche occasione di sedermi a tavola, maneggiare cucchiai, forchette, coltelli, insomma un po' bicchieri, quello che capita. E noto che c'è questa voglia di ritrovare il vecchio, non in senso deteriore del termine, ma un ritorno alle origini sostanzialmente. Mi chiedo perché i cuochi di oggi, scusate, li chiamo cuochi, a me chef mi dà tutta un'altra, ho tutta un'altra accezione del termine chef, mi perdoneranno i signori di bianco vestiti, no, non più solo di bianco, ormai qualcuno si veste di nero, di azzurro, di viola, di blu, insomma, i colorati, i signori colorati, hanno questa ritrosia nel ripresentare la cucina, e se lo fanno con un timore che non riesco a capire, né tantomeno condivido. Il territorio, che in fin dei conti che cos'è? Era il far cucina, il far da mangiare con quello che ci dava l'orticello, più o meno grande, quello che avevamo a disposizione. Oggi importiamo le fragole dal Catanga, non lo so da dove volete voi, e snobbiamo le fragole italiane, oppure questa con i prodotti italiani in generale. Si sta tornando un pochettino indietro e questa è una gran bella cosa. Io vorrei vedere un po' più di coraggio dai signori cuochi in questa decisione, in questo frangente. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Le cucine italiane sono ricercate e tentato di riprodurre in tutto il mondo. Gli unici che la snobbano un po' siamo noi, che andiamo a scoppiazzare di qua e di là con risultati qualche volta poco, poco apprezzabili, no, mi viene da dire apprezzabili. Vorrei che i cuochi italiani rimettessero mano alle ricette delle nonne, delle zie, delle trisavole e riproponessero quelle, magari migliorando un po' l'aspetto, ma sostanzialmente andassero a riprendere quella cucina. È quello che chi veniva in Italia, in questo momento non ci viene nessuno, cerca da noi. Non andiamo a proporre la cucina cinese ai cinesi, perché i cinesi non sappiamo da dove vengono, che cucine apprezzano, quale no, delle 1000 cucine cinesi non sappiamo quale offrire. Riproponiamo le nostre,
l'Abruzzo con l'Abruzzo, sì, magari facciamo qualche scappatina nella regione accanto o magari più lontana, ma andare a mangiare la cotoletta alla milanese ai piedi dell'Etna, secondo me è una grande sciocchezza. Così Vero. come è un tentativo di scopiazzamento, copiare piatti strani che non sappiamo fare, pur di sorprendere il cliente. Il cliente non vuole essere sorpreso, vuole essere soddisfatto. E quindi fermo. Non vado oltre, giuro. Credo anche, signor Peschiera, infatti, che molto spesso la ricerca della sorpresa, no? Quel famoso wow, a volte ci fa dimenticare lo scopo perché magari un cliente ci sceglie come ristorante. Come ha detto lei, il non dover andare appunto nell'Etna per mangiare anche una cotoletta, forse riuscirebbe anche ad aiutare tutta la nostra bella penisola per fare in modo che le persone facessero veramente un vero viaggio gastronomico, sapendo che quella cosa lì, Esatto. la trovi lì, che non è poi solo il cibo, è anche la popolazione che c'è attorno. Diciamo, beh, alcuni di voi lo sanno, io lavoro ad esempio a Venezia e si sente chiaramente la mancanza proprio della presenza del locale, quindi della persona che vive, che è tutto questo che fa il territorio, non solamente chiaramente il prodotto o meno. Quindi mi sento di condividere in pieno. D'accordo. Ricordo bellissime esperienze in quel di Venezia. Ma di ristoranti che alla prima visita, alla prima prova, erano veneziani. Alla seconda, un anno e mezzo, 2 anni dopo, già tiravano a soddisfare 1.000 palati e non ne soddisfavano neanche uno. Restiamo nell'orticello che conosciamo, non andiamo a zappare l'orto di qualcun altro, zappiamoci il nostro, sarebbe gran bello. Sempre facendo un'altra piccola deviazione, chiaramente qui si parla anche di insegnamento, quindi quello che potrebbe essere anche un territorio. Quindi qui mi ricollego con Saglioco. Quali soft skill possono essere importanti, soprattutto alle giovani leve? Cioè, cosa dovremmo noi allenare, dovrebbero, tra virgolette, puntare? Questa è una bellissima domanda. Qui possiamo veramente parlare, sbizzarrirci. Io adesso cerco un po' di stringere un po' il cerchio. Io do il mio contributo perché magari lo vedo un po' più ad ampio raggio, ecco. Io posso dire la prima cosa sicuramente è quello di credere in se stessi e nelle proprie capacità. Io oggi vedo tanta gente indecisa, tanta gente non preparata, tanta gente che magari cerca di sapere una pagina più del libro, che poi magari effettivamente sull'atto finale di risolvere il problema è lì dove casca l'asino. Questo sicuramente per una mancanza di esperienza, oppure da mille possono essere anche i motivi. Io credo che intanto ci vuole una forte leadership, uno, che effettivamente si parla tanto di leadership, ma effettivamente la gente fa fatica a comprendere che cos'è nell'effettivo. Poi bisogna creare un teamwork, perché oggi io sento in televisione, nelle radio, in giro, ovunque, che si dice creiamo un teamwork. Ma la domanda che faccio io, ma siamo capaci di creare un teamwork? Perché a parole è facile e a farlo che è difficile. Che a volte basta creare un teamwork, ma ne basta uno che effettivamente magari sia o non contento, che non condivida, quindi si va allo sfascio totale. E quindi poi le conseguenze sono un po' disastrose, ecco. Io credo sempre che attualmente, guardando anche il mondo pandemico che c'è qui fuori, bisognerebbe creare una figura proprio di coaching, no? Nel trasmettere oggi più che mai l'attitudine alla resilienza. Posso anche dirvi un'altra cosa, quello che può mancare effettivamente oggi è anche proprio il concetto della gestione del reclamo. Questa è una capacità che bisogna saperla cogliere, bisogna saperla coltivare, bisogna saperla trasmettere, ma bisogna saperla attuare. Io negli ultimi 3 posti, effettivamente, uno dei principali obiettivi era proprio quello di saper gestire il cliente, scusatemi, sotto lato dei complain. Perché oggi regalare al cliente è molto facile. Se un cliente fa un complain, regalare una camera o regalare un trattamento o regalare una cena al ristorante, penso che tutti siamo bravi a farli. Quello che oggi effettivamente manca è il dono dell'ascolto. La gente oggi non ascolta. Una volta il cliente si ascoltava e si capiva dove era il problema.
oppure a me hanno sempre insegnato quello di anticipare il complaint del cliente, cioè avere una conoscenza anche un po' della gestione dei movimenti, ma anche della famosa parola del body language. Quindi oggi non so quanta gente riesce a percepire alcune sfaccettature dei clienti, quasi più nessuno. Poi c'è un altro concetto molto importante, io penso che sia proprio la comunicazione, io la traduco in comunicazione efficace. Oggi la comunicazione negli alberghi è diventato un problema veramente pazzesco, perché quello che manca è proprio la comunicazione tra reparto e reparto. Io lo vivo, lo testo e lo sento tutti i giorni dalla serie, manca la riservazione del ristorante. Perché manca? Manca perché manca la comunicazione, forse perché qualcuno del ricevimento non ha passato il messaggio al metro, perché il metro non ha passato il messaggio alla hostess, la hostess magari non ha comunicato con il metro, sono tante le problematiche. Ecco, queste secondo me sono le soft skills. Un'altra cosa molto importante è poi il famoso problem solving, no? Come lo chiamano un po' tutti, dalla serie, io in qualità posso dire oggi, non da metro, ma parlo in qualità di direttore, quando qualcuno viene nel mio ufficio e mi dice abbiamo un problema, io gentilmente chiederei ascoltare il problema, ma mi porti anche effettivamente alla soluzione. Quindi ha un problema, voglio anche una soluzione. Queste sono delle qualità che io cerco effettivamente dentro i vari capi reparti. L'empatia è un'altra cosa molto importante, e anche questa bisogna saperla allenare. Quindi sono tutte delle peculiarità a casa mia che, se vengono ben allenate oggi sul campo, possono essere veramente delle almeno degli strumenti efficaci che possono effettivamente risolvere questo discorso qui. Però tutto questo ovviamente non è che ce le regalano, queste cose si affinano con l'esperienza. Quindi ecco perché, nel senso, una volta un buon signore qui presente, signor Peschina, diceva: l'esperienza si acquisisce avendo i capelli bianchi. Quindi oggi molta gente è improvvisata, quindi non improvvisiamo assolutamente nulla. Quando la gente mi arriva che ha 20 anni, mi dicono no, ma io ho fatto questo perché si fa così. No, non si fa così, si fa in questo modo qui. Oppure la classica frase, abbiamo sempre fatto così. Questa è una frase che, scusatemi l'espressione, a volte i maroni cadono per terra, ti trascini per tutta la hall dell'albergo, perché effettivamente non bisognerebbe mai rispondere così. Oggi bisogna avere quel briciolo di umiltà di dire non lo so fare, me lo puoi spiegare per cortesia? Io penso che abbia fatto formazione, formare è un don che noi abbiamo. Se tu me lo chiedi 10 volte, io te lo dico anche 10 volte, me lo chiedi 100 volte, te lo dico 100 volte. La cosa che dà fastidio oggi è quando tu magari lanci un messaggio, ma devi fare attenzione se il messaggio è stato percepito. Perché oggi, con il dono del non ascoltare, la gente ti dice sì, ho capito, poi effettivamente non ha capito, quindi quello è peggio. Quindi mi arrabbio se non capisci, ma non mi arrabbio se effettivamente non sai le cose. Quindi sono queste, secondo me, le doti che dobbiamo effettivamente noi convogliare, ma siamo noi, ovviamente, a trasmetterle. Come diceva il signor Peschiera una volta, diceva, tempo fa, Villa Serbellone è stata una bellissima esperienza. Perché? Perché c'era gente che ascoltava, c'era gente interessata, c'era gente che ti faceva anche la domanda, come si fa? Come posso farlo? Come posso migliorare? Quindi erano delle cose dove, dalla serie, io investo su un terreno fertile. Oggi questo sta un po' scomparendo effettivamente, no? Quindi parlo un po' da operativo, ma lo vedo anche durante le interviste che noi facciamo, quando facciamo i colloqui alla gente, dove magari delle volte riprendiamo in castagna perché, nonostante davanti all'evidenza ti dicano ancora che le cose le sanno fare, poi effettivamente le risposte sono veramente miserabili. E allora lì dici, ma perché succedono queste cose qua? Quindi dalla serie, viva l'umiltà, però ripeto come prima, queste sono, secondo il mio punto di vista, le soft skills che noi dobbiamo dare, e io richiedo effettivamente dentro i miei collaboratori, che possa essere in ristorante, possono essere da bagnino, possono essere nel settore spa, possono essere nel settore banchettistica, possono essere nel settore campo golf. Quindi ecco, a 360 gradi. Questo è il mio punto di vista in qualità di Francesco Sagliocco. Grazie Francesco. Tra l'altro mi dicono che forse c'è un piccolo problema con la tua webcam, però il messaggio che mi è arrivato è stato bello, perché mi scrivo, guarda, Diego, si è bloccata la webcam, però lascia finire Sagliocco e poi diglielo, perché non voglio che lo interrompi. Quindi vuol dire che il contenuto vale per la maggiore più che lo sguardo. Provo a disattivarti un secondo, Francesco, e ti richiedo, così vediamo se riusciamo. Ecco, siamo. Funziona. Comunque, il signor Peschiera regge più di tutti. Connessione perfetta, webcam perfetta. Quindi, come ha detto Sagliocco, con l'esperienza, chiaramente. Esattamente. Oh, sì. Esattamente. L'esperienza è un po' di capelli bianchi, come potete vedere, che non mi mancano. Giustissimo, condivido.
Resisto, resisto, va bene. Continuiamo sempre su questo, magari che può essere oltre a quello che chiediamo noi, magari eventualmente a un'ipotetica persona del mondo dell'ospitality. Qui magari vorrei farla a Sébastien. Cosa sta cambiando secondo te nell'ospitality? Quali esigenze bisogna tenere in considerazione in questo periodo? Io penso che in questo periodo innanzitutto il nostro ruolo è quello di rassicurare la clientela, che vengano nei nostri ristoranti, che sono sicuri, che ci siano i distanziamenti adeguati e tutte le normative vengano seguite. L'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è quello che appunto accennavo prima, è proprio l'ambiente che si deve vivere all'interno di un ristorante, cioè non esiste più il piatto solo buono e bello, ma deve esserci tutto il contorno, deve esserci il cameriere bello e preparato, che abbia un livello culturale ampio e abbastanza alto a 360 gradi. Non basta più parlare solo di vino e di cibo per essere sempre al top e ad alto livello. Tutto ciò però deve essere affrontato secondo me in maniera molto serena, perché tutto quello che si sviluppa all'interno del ristorante in maniera non naturale, il signor Peschiera ci darà e ci dirà un esempio dopo, ma secondo me è fondamentale. Mi riallaccio a un discorso di prima di Francesco per quanto riguarda la formazione e quali dovrebbero essere le soft skills, perché ce n'è una importante che secondo me riguarda la docenza che deve essere fatta a livello di scuole. Ne parlavamo in un'intervista qualche giorno fa con un altro ragazzo, con Donatiello di Piazza Duomo, dove, certo. Dove sono sempre meno preparati i docenti. Cioè non si può pensare che il giorno d'oggi ad un ragazzo che esce dall'istituto alberghiero si possano inserire le stesse cose che accadevano 15 o 20 anni fa scuola. Io mi ricordo quando ero in stage al Grand Hotel Villa Serbelloni e dopo la stagione estiva nel 2003 tornai a scuola e mi vedevo delle cose che per me non stavano né in cielo né in terra, ma io avevo appena fatto uno stage di 6 mesi e mi chiedevo: ma come è possibile che il professore ci insegni queste cose che poi realmente non si usavano più già allora, figuriamoci adesso. Cioè chi ancora si ostina ad insegnare ad un alunno come si fanno le penne al salmone e la panna alla lampada, e io ho difficoltà a comprendere che poi questo ragazzo esca e sia preparato ad affrontare un ambiente che sia 3, 2, una stella o che non ne abbia, perché esce veramente con una qualità di apprendimento secondo me troppo bassa. Quindi l'investimento e le skill sono e partono, devono partire da lì. Se posso... proprio un occhiello. Il problema vero è che, ripeto, sempre a mio parere, a mio giudizio, è che questa carenza di preparazione non la si riscontra solo nelle docenze e nelle scuole, la si riscontra anche e soprattutto, purtroppo, bisogna dire la verità, anche in quei formatori e in quei consulenti che negli ultimi 4-5 anni sono riusciti a vendersi, nel vero senso della parola, nel modo più disgustoso possibile. Sì. Diego mi è di testimone. In fondo alla mia presentazione, se lei ce l'ha sotto mano, ce l'ha? Provi a leggere cosa ho scritto. Assolutamente, un secondino solo perché... essendo collegato live, ce l'ho, quasi me la ricordo a memoria. So che l'inizio era appunto che mi vede spettatore di tanti. Allora, la dico intanto a memoria, poi la leggo. Papale, mi dica, signor Peschiera, se me la ricordo. Sì. In questo periodo attuale mi vede spettatore di tanti improvvisati che faranno o fanno del male o faranno solamente del male a questo settore. Mi sento di riassumerla così, adesso la trovo scritta bene, se per lei va bene. No, ma va bene, perché il senso era proprio questo. Io mi sono confrontato recentemente, vorrei dire dall'alto della mia esperienza, ma non lo dico perché mi sembra immodesto, con un soggetto che mi ha proposto di fare formazione
proponendosi in questo modo: noi, lui mi dice, noi abbiamo il compito di trasferire competenze. E io ho detto, secondo me qualcosa ti sfugge. Al massimo puoi trasferire le conoscenze, ma non le competenze. Le competenze te le fai sul campo. Vero Francesco? Vero Assolutamente Francesco? Sì, concordo. Okay. Allora io mi chiedo, questo signore, che buon per lui è quello che tempo fa mi disse è il momento buono, è il momento qui, bisogna farsi pagare bene. E io ho detto, boh, già l'importante sarebbe riuscire a farsi pagare con i tempi che corrono. E lo stesso signore che, dicendomi questa cosa, spacciava la sua pseudo preparazione, che però franava subito di fronte a affermazioni di questo genere. Ho preferito ringraziarlo per il tentativo di coinvolgimento, ma starne fuori. Nel bene e nel male, scusate l'immodestia, io ci ho messo la faccia migliaia di volte. Qui, questi due signori che sono qui con noi stasera non li ho pagati e non li pagherò per dire quello che hanno detto, ma sono uno dei miei, vogliamo dire, dei miei distintivi al merito, delle mie medaglie al merito, sì, no, boh, non lo so, lasciamolo dire a loro, non mi interessa. Però se io devo andare a giocarmi la faccia e la reputazione con personaggi di questo tipo, no, grazie, non mi interessa. Allora preferisco stare, come dicevo in fondo alla presentazione, distaccato spettatore. Però lo spirito critico c'è ancora ed è quello che mi fa dire questa gente farà dei gran danni. Che oggi non avremo modo di verificarli. Diamogli tempo e vedremo cosa verrà fuori. Certo. Scusate l'intervento imprevisto. No, ma infatti, signor Peschiera, a me era rimasta impressa, perché adesso rileggendola proprio testuali parole, oggi in un mondo inflazionato che mi vede distaccato spettatore di troppi improvvisati che finiranno per fare gravi danni in un ambito già fortemente penalizzato. E a me questa frase qui è rimasta impressa, non tanto perché era la chiusa della sua presentazione, ma perché è una constatazione che chi ha un attimo l'onestà intellettuale di fermarsi a guardare si rende conto. E io ne parlavo anche con Francesco la scorsa volta, al suo intervento così, che molto spesso c'è troppa questa influenza nel voler vendere un qualcosa quando effettivamente manca magari poi della sostanza. Ed è quello, mi sento di dire, che hanno bisogno, infatti, chi si avvicina a questo settore. E questa è una domanda che vorrei fare a tutti quanti voi, no? Tutti parlano chiaramente di risorse umane, sempre, no? Le risorse umane sono al centro di tutto, non contiamo sulle risorse umane, la nostra risorsa principale. Da tutti e tre voi, poi vediamo magari in che ordine farvi rispondere, quale sarebbe il percorso appunto per diventare un professionista affermato? Cosa consigliereste voi come strada? Non di per sé solo le soft skill, ma cosa consigliate di fare anche per non trovarsi davanti magari a degli improvvisati che vi vendono la formazione che poi non vi servirà? Faccio tre parole, poi mi sto zitto e lascio parlare gli altri, ma mi sta uscendo forzatamente dalla bocca. Ci sono tre cose che mancano in questo periodo: educazione, rispetto e umiltà. Ditemi che non è vero che vi tolgo il saluto. Non ci sono. Educazione? Boh, forse l'educazione, avendola tolta alle scuole, non l'ha più trasmessa. Il rispetto? Ma no, tanto uguale. Il mio capo è un cretino, non capisce niente. L'umiltà, quella di ammettere di avere dei limiti. Ve la ricordate? So di non sapere, voglio sapere. Francesco, Sebastiano, questa forse no. Ve l'ho marchiata a fuoco nel cervello, non potete averla dimenticata. Eh sì. Sono i fondamentali che non ci sono più. È come se uno volesse giocare a basket, che ne so, e non conoscesse i fondamentali, non andrà mai in campo, starà in panchina tutta la vita. Già quella dei ristoratori e degli albergatori è una professione difficile. Per praticare qualunque attività, sportiva o no, bisogna essere seriamente capaci, provati, avere esperienza. Oggi tutti pensano che fare il ristoratore o fare l'albergatore o lavorare nell'ospitalità lo possano fare tutti. Palle, non è vero. Lo possono fare solo quelli che hanno i fondamentali e che questi fondamentali li sanno mettere a frutto, li sanno mettere sul tavolo. Altrimenti
giocate in un campo e fate uno sport che non è il vostro, sarete dei perdenti per tutta la vita. Basta, adesso non parlo più. Condivido, mi aggancio un attimino. Beh, è vero, quindi possiamo parlare veramente per ora su questo argomento. Allora, intanto io condivido sulla parola umiltà, quindi la parola umiltà è una cosa veramente pazzesca, quindi sicuramente anche un po' la correttezza, ma anche sicuramente l'educazione. L'educazione, ma anche il rispetto. Guardi, sono Peschiera, le dico, sulla mia strada, bene o male, eppure ne ho percorsa tante di strada, io le posso dire che io ne ho viste di tutti i colori, guardi. Le dico solo che anche confrontarsi con aziende dove effettivamente ti dicono noi sappiamo tutto, tu non ci devi assolutamente dire nulla, perché noi sappiamo fare il nostro lavoro, noi siamo in tante strutture, quindi alla sera delle tue conoscenze F&B, premetto, io arrivo dalla ristorazione, quindi per me la sala e il servizio sono sempre nel mio cuore, quindi dalla serie in qualsiasi albergo io diriga, non so perché, non so come, però il cuore è sempre alla sala, quindi bene o male è un occhio molto diretto, no? Dove magari mi sono anche trovato a confrontare con dei maître, con magari delle grandi esperienze, dove effettivamente, ed è brutto dirlo, però tendo sempre a dire, quando magari arrivo a un metro, arrivo io in un albergo, mi trovo magari un metro che lì da 45 anni, che fa effettivamente per 45 anni le stesse cose. È ora che vado in pensione. E tu gli dici, guardi, secondo me la devi fare in questo modo qui, no? Ecco lì dove poi non c'è l'umiltà di dire, oddio, forse hai ragione. No. Lì c'è la prepotenza che subentra, ok? Dove dicono, abbiamo sempre fatto così. Però giustamente con il mio carattere dico, guardi, ha sempre fatto così, però ha sempre sbagliato effettivamente, e io lo posso dire, e delle volte magari a malincuore devo dire alla gente, guardi, quello che lei sta facendo io l'ho già fatto in passato, quindi a me non mi deve raccontare la favola, perché effettivamente la racconto io, lei la favola. Ma detto questo, sul concetto anche un po' della formazione e così via, che oggi effettivamente lei giustamente dice, ci sono tanti improvvisati oggi che si vendono come formatori, e io concordo, io ne ho visti tanti e ne vedo tanti tutti i giorni su Peschiera, quando vengono e vogliono vendermi un prodotto, specialmente se poi parliamo del settore ristorativo, dalla serie, attenzione, cioè io arrivo da quel settore, a me non mi vendi il fumo, quindi io ti blocco, fammi capire di cosa tratta. Però le dico, io dico sempre, è giusto fare un'altra formazione, non una formazione, perché oggi effettivamente in mezzo anche al gruppo c'è sempre qualcuno che effettivamente ti chiede perché vuole andare avanti, ti chiede perché vuole crescere, e grazie a Dio ci sono ancora questi personaggi che vogliono crescere. Io le dico che in questo momento così un po' particolare è giusto anche, secondo me, magari guidare le nuove leve, quelle che effettivamente vogliono investire, quelle che vogliono fare. Io dico sempre, non bisogna mai fermarsi, nonostante tutto, bisogna sempre credere in se stessi, come dicevo prima, ma anche nella capacità, ma anche il fatto, come si faceva una volta la gavetta che arrivava si diceva, parti, fai la scuola alberghiera, ti fai la base. L'aspetto linguistico, questa è una cosa che raccontavo anche a Sebastian l'altra volta nel webinar, come lui diceva, oggi tu hai una scuola alberghiera, io non ci vado più nella scuola alberghiera, perché se vado faccio danni. Perché dal momento che mi trovo un docente che fino all'anno scorso faceva magari effettivamente l'alunno e poi me lo ritrovo a fare docenza eventualmente ancora con l'arancio come si spuccia, che lo facevo io, sto parlando di 25 anni fa, ma di cosa parliamo? Non parliamo di nulla. E allora a quel punto dico, facciamo una cosa, andiamo oltre, preferisco prendermele io dalla scuola, portarmeli direttamente da me e riformarmele io, ok, a mia immagine, oppure all'immagine degli standard che una compagnia mi dice, in modo da portarli a un livello veramente molto alto. Questo è un po' il mio concetto, ma le posso anche dire che adesso in qualità anche un po' da direttore, mi piace vivere, come dicevo prima, molto alla sala, sto molto attento a dettaglio, ok? È vero che la mia visione d'insieme giustamente mi porta anche un po' a condividere soprattutto un po' l'aspetto manageriale, economico e finanziario di una struttura ricettiva che lei ben mi ha insegnato come guardare i costi, come tenerli sotto controllo, che cos'è un budget, come ragionarlo, come costruirlo e come monitorarlo. Oggi le famose soft skills, anche nella visione d'insieme, quando lei magari parla anche oggi con un restaurant manager, che oggi tutti si riempiono la bocca, restaurant manager, bastano a volte due domande dove casca l'asino e vedi che la sua impreparazione,
oppure una dialettica su come io ti vendo un sapore, dalla serie oggi vendere sapori è l'arte più difficile di questo mondo, creare l'aspettativa nel cliente. Ti cominciamo a mangiare con gli occhi, Francesco. Lo so che è una sua peschiera, però vede, è qui dove dopo lei mette in castagna le persone, sono tutte competenze che si acquisiscono col tempo, l'esperienza, questo ti porta a diventare un bravo manager a tutto tondo, ecco. Quindi raggiungere l'eccellenza non è facile, ma solo con impegno, con umiltà, cioè con il rispetto e con la saggezza uno ci può arrivare. Ad oggi questo manca effettivamente in questo campo. Quindi per quello possiamo parlare, però effettivamente questo lo sa solo chi vive l'atto pratico operativo di questa esperienza, di queste strutture, di questo lavoro. E io sono uno di quelli come Sebastian e come lei giustamente, che ha avuto un'esperienza così immensa, sia sotto il profilo formazione, ma anche sotto il profilo, giustamente, che poi ne parlerà un po' della sua esperienza in qualità anche di ispettore di guida, che ne ha viste di tutti i colori sicuramente. Io una cosa che volevo aggiungere, Francesco, a quello che hai detto, riguardo sicuramente Roberto, che ha detto sull'educazione, l'umiltà, il rispetto, che per me rimane comunque sempre la base, e vorrei anche dire che nel 90% dei casi questa parte arriva dai genitori, quindi è la famiglia che deve anche occuparsi di questo lato, deve occuparsi di questo lato, fondamentale. La cosa che però mi piaceva dire era quello che si deve creare è la fiducia che il lavoratore deve anche dare al datore di lavoro. Troppo spesso i giovani si stufano di una determinata cosa, di un determinato ambiente, e senza riuscire a parlare, senza riuscire a trasmettere quali siano le problematiche, prendono, lasciano e vanno in un altro posto di lavoro. E questa è la prima problematica che c'è, perché è il ricambio delle leve sia in sala che in cucina. Io ho la fortuna qui di essere seguito da ragazzi che mi danno fiducia, io la do a loro e così insieme si è creato un bel team. Ma ci sono delle cucine svuotate, senza parlare di 3 stelle, 2 stelle o una, c'è un ricambio di personale che è una cosa imbarazzante. Quindi questo è un altro tema sul quale secondo me noi che siamo dentro, addetti ai lavori, dobbiamo lavorare. Altro tema che potrebbe essere sicuramente interessante riguardo alla docenza sono gli orari di stage. Non possiamo più pensare che un ragazzo possa e debba venire qui assolutamente in stage 5 ore, 6 ore, quante ore sono al giorno, e più per di più deve fare questi orari negli orari dove il ristorante è vuoto. Perché? Perché poi alle 9 deve essere a casa, alle 10 perché non c'è la metropolitana, perché il ragazzo è minorenne, eccetera. Il ragazzo cosa impara nello stage? E quindi questi sono i temi, secondo me, da affrontare con chi è a capo dell'istituzione alberghiera. Beh, oddio, posso aggiungere l'ultima cosa? Prego. Certo. Beh, è vero, diciamo che attualmente oggi la cosa più brutale, posso dire sicuramente, lo stage, parliamo dello stage. L'educazione, ha detto prima Sebastian, parte un po' dai genitori. Io posso dire che ad oggi, avendo anche un ufficio di risorse umane, quindi bene o male dove girano circa 95 dipendenti, quando arrivano anche eventualmente a fare uno stage o eventualmente arriva anche magari un futuro collaboratore che magari viene accompagnato un po' col padre o con la madre, ovviamente la prima domanda che a me fa ridere è proprio quella di dire: scusi, prima di iniziare un colloquio, mi dice gentilmente mio figlio quante ore lavora e quanto guadagna a fine mese? Questa è una di quelle domande veramente talmente assurde, no? Che poi giustamente... E condivido il tuo discorso di dire bisogna veramente intanto forse formare ed educare un po' i genitori, perché delle volte mi viene il dubbio che i genitori non capiscono e non sanno quello che effettivamente il figlio ha scelto quando si lavora all'interno dell'hospitality. Secondo punto, anche oggi, i tempi sono cambiati, quindi non sono più come 30 anni fa, magari nei miei tempi si andava magari in un St. Moritz a fare una stagione, si andava magari in un Surrett House dove si lavorava magari 12-13 ore al giorno, ma erano altri tempi, erano altre mentalità in cui magari effettivamente lo facevi perché volevi imparare, perché eri affamato e assetato di conoscenza, ma perché magari volevi anche un certificato di servizio perché ti accresceva un po' il tuo curriculum, no? Dalla serie, vado all'estero e impari. Scusa, così via. Io quante volte al Grand Hotel, quando avevo 14 anni,
andavo dal maître, che eri tu o poteva essere un altro, e dicevo: guarda, il mio orario è finito di stage, posso rimanere? Posso fare certo. quello? Posso fare quello? Quindi... Sebastiano, è una delle tre lettere di prima. Educazione, lo so. Rispetto e umiltà, scegli quale, per me va bene tutte e tre. Eh sì. Io ricordo, e parliamo dei tempi dei dinosauri, quando mi feci il primo stage in Inghilterra, all'isola di Wight, mio padre accompagnandomi, abitavo a Genova allora, accompagnandomi al treno mi disse: io ti saluto qui, per i prossimi sei mesi non ti conosco. Eh sì. Oggi capita di sentire, come ha detto prima Francesco, quante ore lavora mio figlio, quanto prende di stipendio? No, perché sa, mio figlio è abituato a... Tuo figlio non andrà da nessuna parte. Assolutamente. Tuo figlio sarà bene che cambi mestiere. Con tutto il rispetto, se va a fare il netturbino, sa quante ore lavora, ha a che fare con un materiale un po' diverso rispetto a chi lavora al ristorante, ma forse questo non è importante per i genitori. Guarda, cioè, perché aggiungo l'ultima cosa e poi non parlo più, nel senso che, allora, io, vabbè, vedete poi in giro, ma quello che si legge, no? Dalla serie, oggi molti alberghi, è vero che magari fanno fatica a trovare magari il personale sia di cucina che di sale e così via, oppure magari c'è qualcuno che dice, ebbene sì, vengono sfruttati, non li pagati, ed è normale che la gente non viene a lavorare negli alberghi. Guardi, dal mio punto di vista, nel senso, io sono molto per la meritocrazia, dalla serie che per me chi vale deve essere effettivamente pagato, chi vale deve essere riconosciuto, chi dà deve ricevere. Questo messaggio che io do sempre e da sempre, quindi dalla serie anche al raggiungimento di obiettivi, dalla serie la mentalità è molto aperta. Chi viene da me effettivamente, o chi magari vuole venire a lavorare, nel senso, la prima cosa che io chiedo è: perché tu scegli me, non scegli qualcos'altro? Perché voglio imparare? E questo è già un primo punto che io prendo per buona e che riporto dentro con me a lavorare. Secondo punto è proprio quello della meritocrazia. Io credo che chi magari lavora bene e chi non guarda l'orologio, ok, qui magari effettivamente va avanti, questo sì che secondo il punto di vista deve essere preso in considerazione, ma da osservatore questo lo so io e lo prendo in considerazione tutto il tempo, facendo i complimenti, ma anche dando effettivamente non solo una pacca sulla spalla che fa bene effettivamente all'umore, no? Dell'operatore, ma anche facendolo ragionare, dandogli un premio sotto l'aspetto economico che effettivamente fa ancora più bene, in modo che possa essere più motivato a fare ancora meglio quello che fa, secondo me. È ovvio che oggi sfruttare le persone, ormai i tempi della schiavitù non esistono più, quindi bisogna anche dire queste cose qua. Però è giusto riconoscere, è giusto capire che noi richiediamo l'umiltà in questo che si fa. Vogliamo dire un'altra cosa e poi vediamo di continuare se è il caso. Perché c'è tanta gente che crede di essere portata a fare un determinato lavoro? Perché quello che gli viene trasmesso come messaggio visivo, quindi aspetto estetico, è di un mestiere tutto rose e fiori. Certo. Io mi domando, ma sala cucina mi interessa poco, sicuramente, non nel senso che non abbiano pari merito e pari valore. Per carità, ma l'immagine che ci viene data del cuoco oggi è quella di un fighetto, scusate l'espressione, tutto infiocchettato, tutto messo in gingheri, come si diceva una volta, e che spadella quattro cose e fa un piatto bellissimo, magari va a MasterChef e lo vince anche, ma fa un piatto uno. Il cuoco, io lo voglio vedere far uscire 50 comande in due ore. Non è il bravo cuoco quello che vince MasterChef. Io quello lì che ha vinto MasterChef, io lo voglio vedere a scottarsi, scusate l'espressione colorita, i maroni davanti alla stufa a far uscire 50 comande, magari con preparazioni distanti una dall'altra, anni luce, ma le fa uscire in due ore. Quello è il cuoco. Roberto, ci sono alcuni personaggi che fanno appunto quello che tu hai citato per non dover più entrare in una cucina. Beh, allora gli leviamo il titolo di cuoco, gli facciamo fare quello di presentatore televisivo. Eh sì. Beh, Sebastian, c'è qualcuno che stacca anche le stampanti e mi fermo lì, quindi... Scusate, io lo dico, non è piaggeria, sia chiaro che non è piaggeria. No,
Io ho avuto il piacere di conoscere Enrico Bartolini al Devero in anni non sospetti Certo. e non l'ho più rivisto in televisione. È vero. È colpa mia, lo so, sono io che non seguo, ma mi risulta che Bartolini il suo tempo professionale non lo passi davanti a un occhiolino rosso della telecamera, ma lo passa non so dove. Sebastian, diccelo tu, io non lo so. Non lo In vedo. Non lo televisione. vedo. Contrariamente a tanti suoi colleghi, che poi la definizione di collega la possiamo discutere se vi interessa, ve la dico, Bello. che passano tempo a vendere aria fritta, io la chiamo aria in tempura, a gente che vuole vedere quella roba lì, perché è convinto che quella roba lì sia la verità. Non è così. Eh sì, Vi purtroppo. do la mia definizione particolare di collega, fatene quello che volete, usatela o cancellatela. Dicesi collega, l'individuo non è proprio uguale per tutti, è individuo inetto, incapace, privo di fantasia, che fa un lavoro uguale al mio solo per caso e magari ha pagato anche meglio. Ce l'ho ancora segnata in un foglietto. Perfetto, mi fa piacere, ho fatto dei danni irreversibili, vedo, mi sono contento. Questa è la definizione di collega, non si attaglia a tutti, per carità, non è uguale, non è che vada bene per tutti, però il problema vero è che l'immagine che viene esportata della professione del cuoco è quella lì. Mi spiegate voi che siete del mestiere, io ormai sono fuori, sono un vecchio rompipalle che non ha diritto di parola. Perché c'è tanta ostentazione dell'aspetto cuoco e nessuno parla di un maître, di un cameriere, nessuno. Se invece di esserci master chef Perché, ci fosse master maître, perché certo, no? Perché no? assolutamente, è una cosa che forse dovrebbero fare, però anche lì, poi in ristorante chi ci sta? Sei in lista, Sebastien? Pronto, ecco, mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, Ferrari, poi, sei in lista per questa trasmissione? no, non sono in lista. Dati da fare, fai qualcosa di positivo. È quello che si diceva l'altro giorno, andare ad insegnare, andare ad approfittare di arricchire di contenuti chi è docente. Ma lo si può fare adesso che siamo a casa a fare niente, ma come faccio io ad andare in una scuola ad insegnare ad un insegnante? Cioè, capisci che sono quelle cose che poi è lui che deve venire qui, è lui che deve apprendere qui per Non ci trasmettere agli verrà alunni. mai, ma non ci verrà mai, E allora non. perché lui è depositario della verità, del consolidato da 40 anni a questa parte, abbiamo sempre fatto così. Questa È giusto, giusto. è la verità vera. È successo ancora a me poco tempo fa di entrare in contatto con una scuola che pensava di fare il Miracolo a Milano numero 2, seconda edizione. E quattro parole ho capito con chi avevo a che fare, grazie no. Ripeto, questa gente vuole andare a sentirsi gratificare, non criticare, che poi critica, non è neanche una critica, è una constatazione di un dato di fatto. I cuochi sono stati bravissimi a vendersi. Io ricordo le parole di un grandissimo cuoco francese che ormai purtroppo non è più. Che non c'è più, nel senso che è morto anche lui, come tanti altri, che mi disse: Moi, je pourrais être le meilleur chef du monde, mais si je n'ai pas quelqu'un qui prend mes plats et les amène aux clients, mon plat ne vaut rien. Tutto a sé. Traduco? Sì. Allora, per chi non avesse capito o che non sapesse il francese, questo grande cuoco mi disse a suo tempo: io potrei essere il miglior cuoco del mondo, ma se non avessi qualcuno che prende il mio piatto, lui veramente aveva usato ma création, tanto per essere un po' in tema, al cliente, il mio piatto non varrebbe niente perché rimarrebbe sul pass. Eh sì. E quindi la vecchia lotta: vale più la sala o vale più la cucina? Ah, io sono più importante perché io sono più bel teamwork, Francesco. Però vedi, quella personalità lì, cioè la persona che ha detto così, ha delle persone in sala che sono lì da 30-40 anni. Ma le ha Perché fatte hanno. crescere però, eh?
Esatto, li ha fatti crescere, ha avuto fiducia in loro e loro ne hanno data a lui. Certo. Questo deve essere l'esprit di un ristorante. Ma se manca, io mi domando di chi è la colpa, perché qualcuno la colpa ce l'ha, eh? Niente succede per caso in questo mondo, niente. Vero. Quindi qualcuno deve avere mancato in qualcosa. Perché c'è il culto della cucina e non c'è il culto della sala? Che poi sia giusto che ci sia il culto della cucina, parliamone. Ma perché non c'è uguale trattamento? Eh sì. Speriamo di non fare troppi danni. Sì. Gli utenti qui condividono in pieno, leggendo un po' i commenti che hanno scritto, chiaramente loro scrivono in privato, comunicazione efficace, la parola d'ordine. Abbiamo sempre fatto così, è l'inizio della fine. conoscenza e competenza, il danno viene causato dalla mancanza di informazione sul campo, mancanza di rispetto delle persone. Si parla di human resource, ma di umano c'è un poco. Il nostro è uno stile di vita oltre che un mestiere. Io mi sento di fare una chiusa per quello che avete detto, che io condivido in pieno. C'è stato un bellissimo articolo quando era scomparso, poi adesso non stiamo parlando magari di hospitality, però per farvi capire, quando era scomparso Marchione, l'amministratore delegato della Fiat, che sull'articolo La Repubblica, nella sua immagine c'era scritto proprio l'orgoglio della fatica. Io credo che compito, sono un papà da poco perché mia figlia è piccolina, però il compito nostro, che sia un allievo, che sia uno studente, un alberghiero, che sia una stagista, secondo me è anche fargli presente quanto orgoglio ci sia nella fatica, perché è facile vedere, no, spesso grandi personaggi, grandi metri, qui questo parterre, insomma, abbiamo delle persone, però credo che ognuno di voi non potete dire che vi è stato regalato un qualcosa, oppure che è arrivato per caso, ma la base di partenza è il duro lavoro. No, se Diego, non si obbliga ad arrivare questo qualcuno, io morirò senza averlo mai incontrato. Vero. Quello che mi regala qualcosa. Però è vero, però dico anche un'altra cosa io, ognuno il suo mestiere, no? Come si dice un po' da noi, ognuno deve fare il suo mestiere. Il discorso che diceva prima il signor Peschiera, no? Sul fatto che oggi nessuno dà valore al discorso del metro del servizio, tutti i riflettori sono puntati sul cuoco, parlo per me ovviamente, questo è il mio punto di vista. Io ho sempre lottato per il servizio in sala, ho sempre tenuto molto a bada il cuoco in cucina, perché lo chef deve fare lo chef non deve fare la superstar al ristorante. Questa è una cosa che io ho sempre odiato e l'ho sempre combattuta. Dalla serie, tutte le volte che io mi confrontavo con gli chef in cucina, aveva un senso. Tutte le volte che uno chef usciva fuori in ristorante, era sempre un disastro e un danno per il servizio vero e proprio. Quindi, ripeto, forse i tempi sono cambiati, forse le mentalità sono cambiate, però secondo me il cuoco è nato per fare il cuoco, lo chef deve fare lo chef, il maître deve fare il maître. Quindi alla serie, cosa vuol dire maître? Il maître è il maestro d'albergo, il maître è il coordinatore, il maître è il padrone della maisone, quindi è lui che coordina. Secondo me questi sono basilari, sono proprio i pilastri fondamentali e io sono un grande sostenitore di questo. Ognuno deve fare il suo mestiere, ognuno va in scena, siamo tutti effettivamente degli attori, ma ognuno ha il suo ruolo e questo è tassativo. Quindi forse sarò un po' vecchio di mentalità, forse perché sono un fanatico della disciplina, però ecco, un altro fattore importante è proprio la disciplina che deve essere riapplicata all'interno di queste strutture. Nella parola rispetto ci facevo entrare, anche se un po' in seconda battuta, anche il rispetto vero delle gerarchie, il rispetto vero della forma, il rispetto vero della professionalità degli altri. Sì. Se perdiamo di vista questa roba, che a molti sembra un residuo della prima guerra punica, non andremo da nessuna parte. E già siamo bersaglio delle critiche di chiunque, perché chiunque può dire qualunque cosa di noi, di voi, mi piace, è buono, non è buono, ma come è buono, non è buono? Non è questione di buono, non è buono, mi piace o non mi piace, è un discorso soggettivo. I giudizi trincianti che troviamo sui siti di recensioni, tanto per non fare, non faccio nomi, da chi sono prodotti? Da gente che non distingue una bracciola da un nodino? Non distingue, che ne so, non mi viene in mente un pesce da un altro, non distingue un'orata da un pesce cappone,
Che cosa ne sapete? Ma come vi permettete di criticare? Chi siete per criticare? Io ho fatto questo mestiere per 22 anni e mi sono sempre guardato bene dal dire questo piatto fa schifo. No, no, altro. Non mi piace, non mi è piaciuto, non te lo dico, punto. Me lo tengo per me, faccio le mie considerazioni. È buono? Sì, ero arrivato al punto di non dire più è come era andata la prova. Perché? Perché dall'altra parte non sai mai chi trovi. Oggi certo. Quanti possono dire quello che gli salta in mente di dire, lo dicono come gli gira, tanto nessuno gli dice niente, e siamo arrivati a questo punto, che chiunque può dire qualsiasi cosa, non importa chi e non importa come. Non andremo tanto lontano con questo sistema. Anzi, forse ci siamo già fermati. Vabbè. Io ne approfitto, signor Peschiera, proprio per chiederle questo, anche chiaramente tenendo presente i suoi 22 anni passati all'interno della guida. Cosa comporta appunto fare un ispettore della guida secondo lei dopo il coronavirus? Cioè, se lei dovesse adesso domani trovarsi a valutare, cosa prenderebbe in considerazione su un ristorante? Ah, guardi, Diego, io sono convinto di una cosa. Il Covid è soltanto un brutto periodo. Faccio una considerazione di questo tipo. Ne rimarrà soltanto uno, diceva un vecchio adagio. Spero che sia più di uno quello che rimarrà in questo settore. Rimarranno quelli che sapranno e saranno in grado di fare veramente, mi viene a dire, da mangiare e non da guardare. Perché se è vero che si comincia a mangiare con gli occhi, per carità, verissimo, poi però bocca, stomaco e portafogli vorrebbero partecipare in maniera equa alla prova. Cosa sarà di diverso? Secondo me ben poco, perché il problema è un periodo buio? Ok, è un periodo buio. Prima o poi la luce maledetta la riaccendiamo. Uh-huh. In che modo? Ma saranno privilegiati, mi sembra brutto, ma usiamo privilegiati, quei cuochi che saranno in grado di riproporre quella che dicevamo prima, una cucina storicamente consolidata. Mettiamola in questo modo. Perché? Perché la gente è un anno e mezzo che non va al ristorante, facciamo un anno, dai. È un anno che non va al ristorante, ha perso il gusto. Bisogna dargli qualcosa che sia facilmente riconoscibile, facilmente identificabile e soprattutto apprezzabile senza tante sperimentazioni di gusti, profumi, odori, sapori. Qui ci sarà ancora tanta gente che farà confusione tra il mi piace e il buono. Quindi cauteliamoci. Facciamo in maniera tale che la gente, quando potrà tornare al ristorante, sia in grado di capire subito cosa sta mangiando. Perché oggi, voi me lo confermate, lo sapete meglio di me, ci si impiega più tempo a leggere la descrizione del piatto che non a mangiare il piatto. Io mi sono trovato a leggere su un menù una descrizione di tre righe, è vero, impaginate bene, centrate nel foglio, ma mi è arrivato nel piatto, un piatto tra l'altro, quello che si chiama l'impiattamento oggi, bellissimo, ma di una miseria vergognosa. Giuro, ho impiegato più tempo a leggere il piatto che non a mangiare il contenuto. Forse la gente di queste cose ne ha un po' piene le scatole. Bisogna tornare un pochettino ad una partecipazione non solo oculo gustativa. Ci deve essere anche qualcosina in più. C'è bisogno del concreto. Bravo, ecco, hai fatto sintesi, Ferrara, bravo. Cosa troveranno? Boh, non lo so, chi sarà in grado veramente di stare a galla? Ma galleggiare non vuol dire, sopravvivere, vuol dire tornare a lavorare bene. Sì. Leggevo stamattina 1200 ristoratori pronti a riaprire. Ma questi 1200 troveranno qualcuno disposto a rischiare 400 euro di multa per mangiare, che ne so, non ho idea che cosa. E la ristorazione ne verrà fuori sicuramente un po' con le ossa rotte. Già se le stanno rompendo. Per rimetterle, per rinsaldare queste ossa rotte ci vorrà del tempo. Io non so le sensazioni che può provare un Ferrara al suo livello. Ma in giro c'è un deserto. La sensazione,
è quella che hai tu, perché comunque sì, essendoci dentro, ma comunque siamo tutti spettatori in questo periodo. E la situazione è assolutamente quella che hai tu. C'è chi uscirà con le ossa rotte, chi è stato bravo prima e concreto prima lo sarà anche dopo e non avrà paura. Poi la parte economica, quella la deve gestire chi di dovere, e il datore di lavoro deve avere le spalle forti per supportare le mancanze. Io non lo so, non voglio essere il pessimista di turno, ma mi riaggancio un po' a un discorso fatto un poco fa. Fare l'albergatore lo possono fare tutti, fare il ristoratore lo possono fare tutti, ma non è mica vero. È vero, perché non è sufficiente avere i soldi per mettere in piedi un ristorante. Vero. Non basta, ci vogliono conoscenze e competenze, e non o l'una o l'altra, ci vogliono entrambe, tali per cui chi apre questo tipo di attività deve saperla portare avanti. Oddio, questo credo che sia un caso un po' limite, anzi senza un po', sia un caso limite. Quello che sta succedendo in questo periodo, da un anno a questa parte, non è esattamente la normalità, ma anche nei tempi precedenti erano già tanti quelli con l'acqua alla gola, perché questa polverizzazione del mercato non ha portato beneficio come si vorrebbe far pensare. Pensate in quanti ristoranti si va a mangiare con 19 euro. E poi vado in un ristorante, senza andare a disturbare Bartolini e Company al Mudec, dove con 20 euro ti fanno il coperto. Sono battuta, Sebastiano, scusa. No, ma certo. È vero che ci sono diversi livelli di ristorazione, ma da sempre ci sono sempre stati. Ma se io ho 20 euro in tasca, non posso andare al Mudec. Se io ho, non è classismo, sia chiaro, è solo una considerazione di fondo, ma profonda, se io non ho le disponibilità, poi mi sento dire, ma chissà cosa ti danno per 150 euro o 200 euro, non lo so, posso immaginarlo, posso indovinare, ma se io ho 20 euro, li avrò oggi, forse domani li avrò ancora per potermi permettere queste esperienze, non è mica detto. Uno, perché tanti di quelli che si vendevano a 20 euro saranno chiusi, perché non saranno più sul mercato. Due, dovranno recuperare come recupereranno, mantenendo la qualità, diminuendo le quantità, aumentando i prezzi, come ne verranno fuori. Onestamente io oggi non vorrei essere nel panni di un ristoratore. Perché è talmente tanto brutto l'orizzonte che non invoglia sicuramente a intraprendere. Nei pressi di casa mia sta aprendo un ristorante, e passando stamattina mi sono chiesto, ma ti pare il momento di aprire un ristorante questo? Ma sei fuori di testa, non stai bene. Un investimento così, quando lo rifai? Quando ti recuperi? Mai più. Eppure questa gente apre, o sono soldi non proprio trasparenti, è un investimento che serve a fare qualcos'altro, oppure sei un pazzo suicida. In tutti e due i casi non mi spiego cosa troveremo. Troveremo dei sopravvissuti. Orwell ci dirà qualcosa. Quasi tutti gli utenti concordano, soprattutto nella visione della futura, come si vedrà. E io ci tengo magari a chiederlo, anche perché so che si sta preparando e sta gestendo anche un'apertura a Sagliocco qui direttamente, come anche lui lo immagina poi la ristorazione proprio in Italia, come se lei potesse anche un po' immaginarla, Francesco, come te la vedi? Beh, oddio, diciamo che adesso noi un punto sulla ristorazione che effettivamente questo startup che sta facendo non l'abbiamo ancora messa ancora in considerazione, quindi noi, almeno grazie a Dio, in quella parte lì siamo ancora in una terza fase, siamo ancora nella fase delle impiantistiche. Ecco,
però sicuramente l'anno prossimo cerchiamo di vedere un pochino meglio di quest'anno. L'anno scorso tutti dicevano il 2021 sarà sicuramente migliore del 2020, invece il 2021 si sta dimostrando peggio del 2020. Quindi ecco, io esco da un'esperienza veramente paradossale, quindi un po' che ho vissuto giù in Toscana, dove è stata anche una palestra, tutto sommato. Ripeto, l'ho visto un po' drastica la cosa. Ecco, diciamo che noi la ristorazione nel posto precedente, ecco lì posso dirlo, è stata vissuta in un momento un po' di pandemia, anche perché poi, leggendo i nomi di PCM, guardando tutto quello che c'era dietro, quindi essendo un resort, la gente sì, veniva perché c'era un presidio sanitario, per carità, potevano arrivare con una buona autocertificazione, potevano soggiornare, effettivamente tot clienti avevi in casa, tot clienti mangiavano alla sera al ristorante, a parte la parte organizzativa che è stato un po' quello che è stato, però veramente all'esterno di questo resort c'era veramente deserto dei tartari, quindi la gente piangeva veramente tanto, quindi tutti gli investimenti sono stati azzerati tutti quanti, e la domanda che poi rifacevano, ma la gente, i futuri imprenditori assumeranno ancora effettivamente? Non c'era una risposta. Oggi come oggi, chi va a assumere effettivamente? Noi capiamo che a casa c'è tanta gente, capiamo che c'è tanta cassa integrazione, capiamo un po' tutto, però effettivamente oggi fare assunzione è veramente drastica la cosa. Io posso solo dire che dal mio punto di vista, immagino un futuro sempre in chiave ovviamente ottimistica, attenzione, quindi non cambierà sicuramente magari il modo di fare ristorazione, ma credo che cambierà il modo di affrontare e di approcciarsi nello stare insieme al tavola. È vero, come diceva prima Sebastian, noi abbiamo applicato tanti protocolli, quindi è stato un lavoro immenso, guardate, disumano nell'applicare i protocolli, perché poi siamo stati i primi effettivamente ad aprire con tutte le restrizioni, con tutti i protocolli anti-Covid, con tutto quello che è stato investito, con tutti i termoscanner, tutto quello che c'è stato dietro. È stato fatto un investimento che andava oltre i 70.000 euro, quindi per dire 2C perfettivamente. Poi giustamente si è bisogno un po' di concretezza nella cosa, no? Però credo che dal mio punto di vista sempre nulla potrà mai cambiare o cancellare quello che effettivamente siamo noi come intesi come italiani, la nostra storia, le nostre idee, le nostre tradizioni millenarie, queste qui nessuno può mai abolirle. Però tornando adesso allo startup, effettivamente che noi vedremo sicuramente, abbiamo una panoramica magari un po' più rosea di quest'anno qua, se tutto va come va. Da tenere presente che noi stiamo progettando circa 3 ristoranti, sono bar 4, però ecco, è sempre un punto un po' interrogativo. A questa domanda posso rispondere con concretezza dopo settembre, cosa effettivamente succederà. L'investimento è un investimento molto grosso, l'investimento viene fatto da una compagnia che crede in questo progetto, siamo su una sponda di Salò, dove la colonia è nettamente tedesca, dove il nostro mercato di riferimento potrebbe essere sia svizzero, sia austriaco, sia tedesco. Non c'è l'americano, perché l'americano non viene sulla Uigarda, l'americano va sul lago di Como, però tutto è fattibile, tutto è possibile. Oggi come oggi, effettivamente, guardavo la televisione stamattina, oggi c'è questo ribaltone dove se tu hai un vaccino e un passaporto, carichi l'aereo e li porti giù nelle Canarie, effettivamente. Questo è stato un altro dramma oggi, che effettivamente anche dalla Germania mi hanno chiamato, me ne stavano parlando, appunto. Però per finire dico, io però dal mio punto di vista immagino sempre una ristorazione magari dove magari nulla sarà stravolto, le tradizioni rimangono sempre tradizioni, però anche qui subentra anche il fattore della serie, la ristorazione sotto l'aspetto servizio anche, una volta non si serviva con la mascherina, oggi si serve con la mascherina, una volta non c'era l'igienizzante alla porta, oggi c'è, una volta non c'era il termoscanner, oggi c'è il termoscanner, se non c'è il termoscanner c'è la pistola che ti misura effettivamente l'influenza. Oggi c'è un tavolo e c'è QR code, una volta c'era magari il menu in formato cartaceo, una volta c'era la carta dei vini, oggi non c'è più la carta dei vini, tutto è in formato QR code. Una volta magari effettivamente tu chiedevi il conto effettivamente ti viene dato, ma ti portano effettivamente un lettore appunto della carta che tu non puoi toccare con le mani la tastierina. Sono tante le cose da mettere in ballo, però questo è un concetto appunto anti-Covid. Però per tornare alla domanda, come lo vedi? È una risposta che effettivamente concordo con il suo Peschiera, chi deve fare un investimento o lo fa perché deve fare un lavoro che non deve fare, oppure oggi chi ha un gruzzolo e lo investe in un'attività lavorativa, ristorativa, o sei del mestiere o lasci stare, perché oggi, come oggi, tutti lo sappiamo, nelle attività alberghiere, i futuri direttori, da dove arrivano? Arrivano dal settore F&B, una volta si arrivava dalla parte room division, che oggi è la parte più semplice, posso dire,
Oggi invece sono cambiati gli scenari, ma perché? Perché la parte F&B è sempre stata la parte nera dell'albergo, e questo penso che il suo Peschiera lo può confermare nella sua esperienza. Oggi i nuovi direttori arrivano appunto da questo settore, ma perché? Perché è la parte più complessa in tutto e per tutto. Ecco, questo è quello che mi viene da dire. Grazie Francesco, qui tutti ti ringraziano e commentano che concordano in pieno. Una soprattutto, non mi sento di dire una considerazione che a me è piaciuta, volevo ringraziare Francesco per l'onestà, inutile fare il guru, meglio aspettare e poi dire con concretezza quello che si potrà fare, questo credo che sia importante. No, ma anche perché, scusami Francesco, Diego, possiamo fare 1000 progetti, ma ti dico, guarda, io ho 1000 preventivi, 1000 progetti, 1000 visioni, gli scenari cambiano giorno dopo giorno, anche sotto l'aspetto budgetistico. Io tutti i giorni ho una riunione, tutti i giorni guardiamo l'aspetto budgetistico e tutti i giorni guardiamo anche l'aspetto risorse umane, dalla serie quanto incide, ok, su un ipotetico parlo, fatturato il primo anno, e tutti i giorni è uno scenario diverso, tutti i giorni delle informazioni diverse, quindi è veramente difficile ad oggi in questo scenario quantificare e mettere giù un budget, specialmente in una fase pre-opening che è estremamente complessa. Oggi vive e sopravvive, e mi allaccio sempre a Sio Peschiera, chi effettivamente è competente. Oggi, secondo me, il fattore di dire io so ma non so, ok, non esiste. Oggi veramente lavora e sopravvive chi è effettivamente giusto e chi ha le conoscenze per andare avanti. Senza conoscenze, senza competenze, senza umiltà, tutto quello che ci hanno detto, fai veramente fatica a fare il passaggio successivo. Questa è la cosa più complessa e più difficile da far capire a chiunque si trovi in questo ambito oggi, da tempo, ci sia da tempo, ma soprattutto a quelli che si vogliono buttare a capofitto. Non certo. Hanno ancora capito il rischio che corrono. Ah, è un rischio calcolato, ma è calcolato in base a cosa? Su quali concetti, su quali principi dici che è un rischio calcolato? Sì, sì, assolutamente sì. O hanno incontrato ancora quei furbetti che dicevamo prima, che li hanno intortati al punto tale da fargli investire dei quattrini che poi puff, magicamente finiranno per sparire, oppure sono gente che ama il rischio, gli piace giocare a poker, l'adrenalina del rischio li fa vivere. Io non lo so, secondo me ci saranno delle pesanti ripercussioni. Scherzando, si diceva prima, ne rimarrà soltanto uno. Speriamo che siano più di uno, sicuramente quelli che rimarranno dovranno essere capaci di fare il loro, farlo molto bene e possibilmente durare nel tempo. Perché altrimenti davvero chiudiamo tutti bottega, ci ricicliamo, certo. Sembra che il riciclarsi della ristorazione sia il delivery, ma abbiamo coscienza di che cosa comporta il delivery o no? Proprio zero. Infatti, tra l'altro, signor Peschiera, questa è una domanda che è arrivata proprio sia per voi, appunto, come vedete anche tutti e tre, insomma, anche nell'alta ristorazione, chiaramente il delivery, se è un'opzione, se è un'opportunità oppure cosa, secondo voi? Allora, no, involontariamente ci ho messo mano, scusate, non era intenzione di precorrere i tempi, ma dico solo che improvvisare nella ristorazione è un rischio altissimo. Se non sei preparato professionalmente, se non sei preparato anche in maniera, vorrei dire, pratica, a fare delivery, il delivery... Esatto. Non è Just Eat, il delivery non è Deliveroo, scusate il gioco di parole, il delivery non è il rider che corre in bicicletta a fare le consegne in 2 minuti o in 3 minuti o in 5 minuti, quello non è delivery. Io mi guarderei bene dal mangiare una pizza preparata mezz'ora fa e che mi viene consegnata da un rider a casa 30 minuti dopo. Probabilmente la potrei usare al posto del silicone per attaccare, che ne so, uno specchio in bagno, ecco, mi viene da dire, ma non sicuramente per mangiarla. Cosa succede in quel contenitore termico
ad una pizza chiusa in un cartone, in un contenitore termico, cosa succede? Non lo so, ditemelo voi. Io ho paura ad approfondire l'argomento. Quindi già la pizza è un problema e il resto della ristorazione che fa delivery cosa lo fa? Contenitori adeguati? Ma poi scusate, ma al ristorante si va per che cosa? Mica solo per mangiare. Si va anche per una convivialità. Si va per stare a tavola con gli amici, con la famiglia, con chi diavolo volete voi. Ma in teoria per vivere un'esperienza. Certo. Non ho capito, scusa adesso, Sebastian. Dicevo che si va al ristorante in teoria per vivere un'esperienza. Esatto, esatto. Esatto. Quindi se l'esperienza la devo vivere, la devo anche contestualizzare. Non voglio fare paragoni blasfemi. Ma certo. Uno dei piatti, uno qualunque dei piatti di Bartolini, visto che l'abbiamo qui, sì. Preso e mangiato al Mudec 30 secondi dopo che è stato impiattato, ha un senso. Mezz'ora dopo, mangiato in un contenitore termico, scusatemi, ma a me fa un po' impressione. Eh sì. Non lo so voi, ma io se devo andare a mangiare un piatto di Bartolini, se mai avrò la fortuna di riuscire ad andarci, mi taglierò la barba, mi farò i capelli neri, così Anna non mi riconosce, ma me la voglio gustare seduto, me la voglio gustare con quella faccia brutta di Sebastian Ferrara che mi dice, senti, somaro patentato, beviti sto vino. Vero, ma so vero. Che ho davanti qualcuno che si può permettere di dirlo. Non l'autista che mi consegna il contenitore termico con scritto EB, che potrebbe anche essere Ettore Bugatti, così, e invece no, è Enrico Bartolini. Non è la stessa cosa. Togliamocelo dalla testa che il delivery aiuta a sopravvivere, ma non a fare ristorazione. Assolutamente no. Vero. Delivery è come per gli alberghi il day use. Siamo seri, su, per favore, siamo seri. Non è fare ospitalità, vendere le camere a ore. Che qualunque sia l'uso che ne facciamo, non mi interessa, non voglio fare il purista o il puritano, peggio ancora. Ma scherziamo, ospitalità è il day use e la ristorazione in delivery? Beh, richiamatemi quando parliamo di cose serie, dai, adesso basta, su. Qua ci sono tantissimi commenti che non li leggo tutti, però che condividono in pieno questo messaggio. Immagino. No, insulti no, perché non li abbiamo bloccati. Meno male! Sintetizzando appunto, si tornerà al territorio e alla tradizione, dobbiamo essere sempre più italiani nella valorizzazione dei nostri prodotti. Certo. Qui direi allora ci abbiamo anche la conclusione. Qui magari chiudiamo anche con una domanda. Qui è diretta al signor Peschiera. Ancora. In questa ristorazione di domani, quindi del futuro, ci sarà anche un cambiamento sulle condizioni lavorative proprio dei dipendenti del settore. Invece ne leggo un'altra qui, magari per Sebastien, appunto. Quali sono, secondo te, come consiglio, delle cose più accreditati per far crescere le nostre competenze? E l'ultimissima in chiusura a Francesco, e questa magari è più che altro da parte anche mia, poi magari ce la spalleggiamo tutti e tre, e che messaggio appunto volete inviare in questo momento qua al mondo inteso proprio alla clientela internazionale, a quello che potrebbe essere il turismo appunto che verrà? Diego, ridammi la mia. Anche la mia. Allora, andando in ora, signor Peschiera, nella ristorazione di domani, chiaramente il titolo del webinar, no? Ci sarà anche un cambiamento sulle condizioni lavorative dei dipendenti del settore? Crede anche questo è in evoluzione? Questo è per il signor Peschiera, invece per Sebastiano... Una alla volta, per carità. Vado Eccolo io. Qua. Allora, le condizioni di lavoro sicuramente non potranno più essere quelle che erano prima, fermo restando che cambieranno per legge, nel senso, quanto continuerà ad andare avanti questa storia delle mascherine, della sanificazione, del plexiglass? Ci saranno dei cambiamenti, anche perché, questa è una sensazione personale che comunque metto sul piatto, abbiamo acquisito delle abitudini igienico-sanitarie che faticheremo a perdere,
Io non ricordo in vita mia, e non ho due anni, di essermi lavato le mani 11 volte al giorno. Non me lo ricordo. Oggi io ho perso il conto di quante volte me le sono lavate. Quindi non è che le consumo, perché a forza di lava, si consumeranno. La cattiva abitudine di non avere più contatto fisico con le persone, quella la faremo fatica a perdere, perché se per un anno noi siamo addestrati, mi viene la parola addestrati, mamma che brutta che è, a stivare il nostro vicino, la persona con la quale ci incrociamo, continueremo a farlo. Questo lo faremo sul posto di lavoro, lo faremo nella vita di tutti i giorni, ma voi vi immaginate un cameriere che per un anno non lavora, d'improvviso deve cominciare a lavorare con i guanti, con la mascherina, a distanza di sicurezza, sanificando, non toccando niente. Sarà, se prima era un problema, da domani diventerà, il giorno che apriremo, riapriremo, diventerà un problemino, ma grosso, perché certe abitudini che abbiamo acquisito e che ci sono radicate non le perderemo più. Io onestamente, quelle poche volte che sono riuscito ad andare al ristorante, mi sono ritrovato a misurare con gli occhi la distanza tra un tavolo e l'altro. Mi sono ritrovato a chiedermi, ma porca miseria, ma se non si può stare a meno di un metro, entriamo al ristorante, temperatura, sanificazione, distanza, poi al ristorante togliamo la mascherina, siamo, non dico ammucchiati, insomma, ma quasi, perché mi è venuto in mente un autogrill aperto dove le distanze di sicurezza non esistono, dove si mangia normalmente, dove si mangia. Ma perché queste disparità? E poi comunque sia, le abitudini acquisite durante un periodo così lungo, cioè, riusciremo a perderle o saranno ancora condizionanti? Questa è una domanda che io mi faccio regolarmente. Non lo so, la mia risposta è faremo fatica. Sebastiano, tu vai. La mia. Intanto ti ringrazio per la risposta, signor Peschiera, e condivido. La tua invece, Sebastiano, era un consiglio dalla tua esperienza su eventuali corsi o scuole o enti o un qualcosa che possa fornire, secondo te, chiaramente una vera formazione. Io credo che parliamo a 360, quindi magari non solo nel mondo della cucina o della sala, però magari mi sento di dire forse meglio parlare della sala. Con te comunque vedi tu un consiglio su qualche scuola, qualche corso è valido secondo te? Guardate, la migliore formazione a mio avviso è all'interno del ristorante. Detto ciò, con dei grandi professionisti, dei grandi alberghi, in dei grandi ristoranti. Detto ciò, ci sono sicuramente delle associazioni che possono fare un bel lavoro. Questo mi fa dire sì e no, nel senso che a volte mi trovo di fronte come clienti, non è successo qui al MUDEC per fortuna, ma in delle esperienze precedenti, dove mi trovo la mamma che mi dice, la mamma di questo ragazzo mi dice, ma tu non sai con chi stai parlando? E io gli ho detto, ma cavoli signora, mi dica chi è suo figlio? E lui mi dice, bambino. Lui è un sottile. Cacchio, io gli ho detto, signora, wow, che bello, ma dove lavori? No, lui è un medico, non fa il sommelier, però ha fatto i corsi. Ecco, quindi questa è la prima cosa da mettere in chiaro. Il corso è una cosa, diventare sommelier è un'altra cosa, farlo per professione è un'altra ancora, e prendere un diploma da sommelier è un'altra ancora. Quindi bisogna, sicuramente le associazioni danno una base positiva, un pochino come la scuola alberghiera. Poi però sta ad ognuno di noi approfittare e arricchire di contenuti se stessi. Non mi sento di fare nomi di associazioni. Per carità, li faccio quali... io se vuoi. Esatto. Se vuoi li faccio io. Io non ho niente da perdere. Ho già abbastanza nemici senza... Non è vero che non ho bisogno di cambiare negli altri, ma ne ho
ne ho persi tanti per avere detto quello che pensavo nelle sedi che ritenevo quelle giuste. Io cerco di concentrare il mio contributo della formazione ai miei ragazzi, anche perché io di tempo per andare in giro da perdere non ne ho, e poi perché c'è talmente tanto lavoro da fare già all'interno di un ristorante con 6 persone di staff che non si può immaginare. E no, poi no, mi viene chiesto, no, di andare a fare delle lezioni di qua e di là. Lo farò, mi piace molto, però il fine deve essere anche lavoriamo all'interno e zappiamo l'orto che coltiviamo tutti i giorni. L'importante è avere una buona zappa, Sebastian. Esatto. Perché tanta gente grazie, va a zappare col cucchiaino di plastica e quindi non è che lo so. Ottiene chissà quali risultati. Vero. Vero, intanto vero. Informo a Sebastien che l'associazione medici è uscita dal webinar. No, scherzo. No. Io direi che chiudiamo con Francesco, poi magari un saluto a tutti. A Francesco, chiaramente anche alla luce dell'esperienza che va a affrontare, ti ha parlato prima anche di clientela tedesca. Che messaggio, Francesco, vorresti eventualmente in chiusura inviare a quelli che possono essere considerati anche i nostri turisti dall'estero? Ma oddio. Io parto, sarò molto veloce e coinciso in questa domanda. Allora, l'anno scorso, quando è scoppiata la pandemia, l'Italia era stata vista un po' come la nazione effettivamente dove c'era questo virus, no? Dove tutti ci evitavano effettivamente un po' come la peste. Prima ho detto io, sono uscito fuori da un'esperienza molto, molto importante, quindi io posso tranquillamente citare il nome dove ero, io per un male ero giù a Temi Saturnia. Ecco, Temi Saturnia, ripeto, abbiamo... Mi sentite? Sì. Temi Saturnia abbiamo eventualmente sviluppato in concreto un po' quello che effettivamente prima il suo Peschino diceva, no? Dalla serie che siamo stati veramente, dal mio punto di vista, bravissimi, dove l'ASL ha fatto dei complimenti sotto l'aspetto igienico-sanitario, come siamo andati avanti noi per mettere a proprio agio il cliente che veniva all'interno di Termini Saturnia. Oggi è diventata un'ossessione, quindi dalla serie di dire mi lavo le mani 12 volte al giorno, non esco fuori di casa se non ho la mascherina, capita anche a me, io quando esco fuori di casa se non ho la mascherina è come se mi mancasse qualcosa, no? Dalla serie, vado in giro, faccio attenzione se la gente indossa la mascherina, vado in giro, faccio attenzione se qualcuno indossa i guanti, vado in giro e faccio attenzione ai distanziamenti, vado al supermercato e faccio attenzione se alle casse c'è il distanziamento giusto, vado in giro e vedo se effettivamente la negoziante o il negoziante abbia la barriera in plexiglass. Quindi ormai è diventata un'ossessione tutto questo, no? Ma come lo percepisco io? Lo percepiscono anche gli stranieri questo. Il messaggio che posso dare io effettivamente nella mia esperienza, vorrei solo inviare un messaggio di serenità, ok, verso il popolo straniero, dove abbiamo preso tutte le misure, proprio tutte le misure, ok, necessarie per tutelarci. Per tutelarci e tutelare il futuro che visiterà il nostro paese, cioè l'Italia. L'Italia si è mossa in una maniera corretta, secondo me, per fermare l'emergenza e anche per, posso dire, ripartire con questa emergenza quando finirà, così che saremo pronti effettivamente ad accogliere e tutelare i turisti di tutto il mondo. Quindi questo è quello che mi viene da dire. Questo concetto lo sto riportando pari pari anche nella mia prossima avventura, che sarà appunto dove il cliente che verrà nel mio albergo verrà per passare un momento indimenticabile. Quindi la bravura dov'è? Nonostante la pandemia, ok, il cliente, ricordiamoci, che viene per passare un momento indimenticabile, viene per passare effettivamente un momento di relax, ma sta a noi, ok, con le giuste precauzioni, fatti passare questo sogno. Concludo, come tutti i miei interventi, ok, parafrasando una frase molto bella che mi accompagna veramente da tanto tempo, questo l'ho detto anche nell'ultimo webinar, che dice punta la luna, marche vale, cadi tra le stelle. Dalla serie punta sempre in alto, marche vale, cadi tra le stelle. Quindi questo è il mio messaggio che voglio dare effettivamente un po' allo straniero che verrà in futuro a visitare appunto l'Italia. Noi viviamo di turismo, il lago di Como vive di turismo, ma in generale il territorio Italia vive di turismo, quindi questo è un messaggio che deve rassicurare e rassicurare i futuri turisti che verranno da noi in Italia. I capelli, ma i problemi di connessione mi hanno fatto penare. Io volevo ringraziare tutti voi, il signor Peschiera, Francesco, Sebastien, per aver accettato l'invito.
Sono arrivate varie richieste di organizzare eventualmente un altro, quindi magari dove poter vedere Sebastian, questo lo vedremo. Per quanto mi riguarda è stata veramente una bellissima esperienza, sia il fatto di potervi conoscere, giustamente perché non ci conoscevamo prima, ma anche sentire queste parole. Io lo sapevo che creare una traccia aveva chiaramente senso, però era bello proprio sentirvi parlare, quindi io personalmente ho percepito una bella chiacchierata spontanea e spero che anche voi tre vi siete divertiti a far parte di questo progetto. Sicuramente. Molto. Grazie, io vi lascio qui a voi, metto un attimino di nuovo l'immagine di Sebastien, vi ringrazio ancora signor Peschiera, Francesco, Sebastien, vi ricordo tutti che poi questo video verrà caricato sul canale YouTube e speriamo di vederci presto, abbiamo un bel po' da visitare tra Salò, Venezia, eventualmente Milano, quindi lascio chiudere a voi tre e grazie ancora. Io intanto ringrazio per l'invito Diego, che è stata una chiacchierata meravigliosa ma anche molto costruttiva, che secondo me che ben vengano queste chiacchierate. Ringrazio molto su Peschiera, quindi per il suo intervento, che è veramente eccezionale, quindi tendo a precisare che è stato pagato. Anche il mio... Esatto! pagato! Tendo anche a sottolineare che è stato anche il mio docente, i miei master in FMB, quindi dalla serie è stato veramente introduttivo, incisivo e duro quando ce n'è voluto, quindi se siamo e sono dove sono è anche gran parte merito suo, perché effettivamente è stato l'uomo che mi ha dato lo sprint finale di dire ok, vai, punta e punta in alto, e questo gliene sono grato. In punto poi, sì, pronti? No, c'ho un piccolo episodio da... E poi colgo l'occasione per salutare appunto Sebastian, nonostante tutto è un amico di una vita, quindi dalla serie con Sebastian abbiamo vissute di tutti i colori a Villa Servelloni, quindi ho dei ricordi molto belli, quindi un po' da mettere che lui arrivava appunto da una scuola di archeologia che facevo lo stage, però ecco la bellezza è proprio vedere quando l'allievo supera il maestro, quindi ho un orgoglio quello di dire bravo Sebastian, dove sei arrivato, non tutti ci arrivano, ma tu sei proprio la perseveranza fatta persona, della serie se voglio arrivo, quindi dai, nessuno Francesco, ti ha regalato niente. Che mi commuovo, Non ti devi comodare, ma è la verità, quindi è giusto elogiare quando bisogna elogiare le persone, se vuoi il massimo devi pagare il massimo, no? Questo è il mio motto, e quindi tu sei quello, ecco, fatto in carne e ossa, quindi bravo e grazie per l'invito che hai accettato oggi. Grazie. Io chiudo solo dicendo una cosa a proposito di capacità, di volontà, di insistenza nel raggiungere i propri obiettivi. Quel signore che voi vedete alla mia destra guardando lo schermo, Francesco Sagliocco, un giorno è arrivato per una delle 1544 lezioni che abbiamo fatto e lo vedevo un po' distratto, lo vedevo un po'... non era lui quel giorno. Francesco, cosa c'è? No, niente. Lui è tosto, ma io sono più tosto di lui, l'ho fatto parlare. Doveva nascere Federico, suo figlio. Grande! E lui che cosa ha fatto? Ha detto, no, non posso perdere la lezione. L'ho cacciato via come l'ultimo dei via, filare a casa, di corsa. Poi mi chiama e mi dice, è nato Federico. Dice, ma meno male, perché questo per dire il personaggio, no? Quello che non ha fatto della buona volontà una traccia di vita. Niente, questo era è stato un aneddoto bellissimo. Io quel giorno lì sì, perché era nato, perché è nato Federico, è stato bellissimo. Sì. ma questo per inquadrare il personaggio. Ringrazio Diego, ringrazio tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia e stimolo. Spero che quanto ci siamo detti che hanno sentito possa essere di aiuto a qualcuno. Se ci sarà l'occasione, volentieri riprenderemo l'argomento, più che volentieri. Grazie a tutti quanti, ai miei due compagni di viaggio di oggi, un ringraziamento particolare. Grazie, grazie Roberto, grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie mille, alla prossima e grazie a tutti i telespettatori. Grazie mille. Salve a tutti. Grazie a tutti.